questo video faremo delle domande alla professoressa Antonella Castagna, che ci aiuterà a capire di più sul tema coronavirus. Parleremo dei vaccini, del tampone, di come si trasmette il virus, ma anche... sarà vero che i fumatori sono più protetti? Se ci sono domande che vi interessano di più di altre, cercatele nella descrizione del video per vedere a che minuto si trovano. Ciao a tutti, sono Antonella Castagna, lavoro nella divisione di malattie infettive dell'ospedale San Raffaele e in queste settimane stiamo assistendo i pazienti ricoverati per infezione da Covid. Partiamo subito con la prima domanda. Come si trasmette questo virus? Goccioline sì, goccioline no, in auto, per strada? La mascherina che importanza ha in questa funzione di trasmissione? Innanzitutto è un virus che conosciamo da poco, quindi stiamo anche noi imparando, no? Mentre viviamo l'epidemia. Il virus si trasmette per goccioline. Quando una persona che è infetta con questo virus tossisce o sputa o starnutisce, emette delle goccioline che possono essere respirate da un'altra persona che a sua volta si contagia. Queste goccioline sono un pochino più grandi di quella che noi chiamiamo trasmissione per aerosol, sono grandi fino a 5 micron, possono rimanere nell'aria fino a un metro e mezzo di distanza. Per questo quando si parla delle misure di distanza si utilizza questa dimensione, perché in questo ambito è più facile contagiarsi se si è vicino a una persona che ha un'infezione da coronavirus. Il virus muore sulle superfici? Si può riattivare? Viene trasmesso anche dal particolato o nell'aria? Come si diffonde? Ci sono degli studi che stanno andando a valutare se il virus si trasmette anche per aerosol, quindi rimane sospeso più a lungo nell'aria e più lontano, se rimane adeso alle superfici. Non abbiamo molti studi di questo genere, però c'è uno studio importante che ha provato a ricreare in laboratorio una situazione in cui diverse condizioni sono state testate, no? La plastica, l'acciaio inossidabile, il cartone, il rame, e si è visto che il virus rimane vivo in tutte le situazioni almeno per 3 ore, in qualche caso può rimanere anche sulle superfici fino a 72 ore. Volevo però porre attenzione, nel senso che questi esperimenti sono esperimenti condotti in laboratorio. Noi non sappiamo esattamente se questa possibilità del virus di rimanere nell'aria sia un meccanismo efficiente di trasmissione. Pensiamo di no, nel senso che oggi la modalità di trasmissione più accreditata è quella per goccioline. Si può riattivare? Questo è un virus che colpisce il nostro organismo legandosi ad alcuni recettori delle nostre cellule del polmone, dell'endotelio dei vasi. È un'infezione che ha un suo decorso, che può complicarsi ma che generalmente evolve positivamente. Se la domanda è se possiamo avere una seconda infezione in un paziente che ha già avuto una prima infezione, la risposta non è ancora definitiva, ma il rischio è molto molto basso. Stanno aumentando le nostre conoscenze sugli anticorpi, quindi la possibilità che una persona abbia una seconda infezione è oggi molto molto bassa, poco documentata. I casi che sono stati riportati poi sono stati un po' sconfessati, quindi lascerei un messaggio di tranquillità rispetto a questa possibilità. All'inizio ci hanno detto che era un'infezione leggera paragonata a una normale influenza. Adesso le cose sono un po' cambiate, quindi vorrei approfondire un po' che significa essere un'infezione leggera, che significa il virus è un'infezione grave, chi sono i soggetti più a rischio e chi è più protetto. Le parole contano. Su questa tematica sono state usate parole spesso contraddittorie, nel senso che il virus causa un'infezione che nella stragrande maggioranza dei casi è un'infezione lieve, un'infezione che può essere simile a un raffreddore, a qualche giorno di febbre con un po' di tosse, ma è vero che il virus, proprio per il suo meccanismo d'azione, può dare origine anche a una polmonite molto grave.
quindi non va sottovalutato. Poi faremo un bilancio dell'epidemia, di qual è stata la mortalità in Italia. In che modo possiamo interpretare questi numeri di cui ci parlano ogni giorno? Il fatto che siano poco veritieri o che non corrispondano realmente alla realtà, quanto incide sulla comprensione di questa malattia? Io penso che dobbiamo guardare a questi numeri con uno sguardo generale. No, perché se guardiamo con uno sguardo generale comprendiamo un elemento importante. C'è stato un picco di epidemia, sto pensando a Milano, in Lombardia, e adesso siamo in una fase in cui la curva si sta riducendo. Quindi questo è secondo me il dato più importante. Non abbiamo più oggi i ricoveri in terapia intensiva, i decessi che avevamo settimane fa. Quindi è segno che le misure di restrizione che abbiamo messo in atto hanno funzionato. Poi hanno funzionato a un grado diverso, potevano funzionare di più, potevano funzionare di meno, alcune regioni la vedono in un modo, altre regioni la vedono in un altro, ma se noi guardiamo con un occhio sereno a quella che è la curva dell'epidemia, oggi siamo in un momento di favore. Di favore, ma anche di stretta osservazione, perché le prossime 2-3 settimane, che sono le settimane in cui queste misure restrittive sono un pochino state allentate, ci daranno il polso di che cos'è veramente questa epidemia. Il sistema di sorveglianza ha messo in atto dei modelli matematici che ci permetteranno di dire: attenzione, queste settimane stanno andando nella direzione che vogliamo, cioè il numero di casi positivi è conforme a quanto ci aspettiamo, o invece il rallentamento delle misure ha portato a un aumento di casi. Io credo che queste sono forse le settimane più difficili. Cos'è specificatamente la quarantena? Chi deve starci e perché non possiamo ancora incontrare i nostri amici in questo momento, in questa fase 2? Quarantena o isolamento domiciliare significa che il paziente, la persona che è affetta da Covid, quindi ha un tampone positivo, deve rimanere isolata per 14 giorni. Isolata significa che nella casa, per esempio, deve avere la sua camera, il suo bagno, cioè riuscire a creare un ambiente di isolamento tale che faccia il vuoto intorno al virus. 14 giorni è considerato il periodo di tempo sufficiente, anche se poi qualche dato diverso in questo senso c'è, a clearare l'infezione, per cui una persona che sta in isolamento per 14 giorni, quando rientra dall'isolamento, non dovrebbe più essere in grado di trasmettere il virus. Questo è il significato. Perché oggi tutta la diatriba congiunti, amici? Io posso capire, no? Stiamo parlando a dei giovani che forse la restrizione del fatto di non poter vedere gli amici sia una restrizione molto pesante, soprattutto per le persone giovani. Però io penso che in queste settimane dobbiamo andare molto molto gradualmente, quindi credo che il senso di cominciare ad aprire agli affetti più stabili, anche se poi possiamo discriminare cosa è affetto, cosa non è affetto, cosa è parente, cosa è amico, però credo che il senso sia quello, pur in tutte le polemiche, di dire: cominciamo ad aprire almeno agli affetti più cari, più stabili, e vediamo come risponde l'epidemia. Perché la scuola costituisce un rischio di trasmissione più alta rispetto ad altre istituzioni? Perché alcuni paesi hanno affrontato la questione in maniera diversa? Dobbiamo partire da un concetto di base, che è questo: nessun paese ha esperienza di come si gestisca un'epidemia di questo genere, collocata oggi nel nostro ambiente, con le nostre strutture, con le nostre infrastrutture. Direi che a maggio, quindi quasi alla fine dell'anno scolastico, decidere di non aprire le scuole, di rinviare a settembre, personalmente lo ritengo una decisione saggia, una decisione che risponde ad elementi di cautela.
perché le scuole sono ambienti chiusi, affollati, noi portiamo lì i nostri bambini, i bambini poi tornano a casa magari ci sono i nonni, i genitori anziani, quindi è forse un punto che è assolutamente che può diventare un veicolo di trasmissione dell'infezione amplificato. Quindi difficile dire qual è l'atteggiamento più giusto, quello che hanno adottato altri paesi, quello che non ha adottato il nostro paese, ma mi sembra un atteggiamento cautelativo. Se in queste 2-3 settimane le cose vanno bene, potremo anche fare un bilancio su quelli che sono stati gli interventi che abbiamo fatto. Qual è la differenza fra test sierologici e tamponi? Quando si fa uno, quando si fa l'altro, se c'è una possibile patente? Vi sono punti chiari e punti che sono ancora da chiarire. Tra i punti chiari annoveriamo il fatto che il tampone è lo strumento che noi abbiamo per cercare nel nostro rinofaringe la presenza del virus. Quindi tampone positivo significa persona che ha l'infezione, che ha nel suo orofaringe alberga l'RNA del virus. Invece la sierologia è la determinazione degli anticorpi, cioè della risposta immune del nostro organismo contro il virus. In generale, la presenza di anticorpi in una persona significa che ha incontrato il virus. Non significa necessariamente che quegli anticorpi neutralizzino il virus. E questo è uno degli elementi che andrà chiarito. È però vero che rispetto ad alcune settimane fa, oggi abbiamo dei test sierologici che vanno a cercare alcune tipologie di anticorpi che sono sicuramente un progresso, perché permetteranno di distinguere chi ha avuto l'esposizione al virus da chi non l'ha avuta. Quella della patente, la patente immunitaria, è un approccio che è in corso di valutazione, perché sicuramente sapere che una persona è stata esposta all'infezione e ha sviluppato anticorpi, pur nell'incertezza che ancora abbiamo nel definire esattamente qual è il ruolo di questi anticorpi, è una notifica che dà tranquillità alla persona, sia nel rapporto con i familiari, nel rapporto con gli amici, nei rapporti col lavoro. Quindi dobbiamo ancora affinare le metodiche, siamo a questo punto, ma il fatto che abbiamo la possibilità di cercare il virus e la possibilità di identificare gli anticorpi è già un passo importante. L'argomento vaccini. C'è la possibilità che si scoprano altri ceppi del virus e in quel caso il vaccino, nel momento in cui ci sarà, in quel caso poi non sarà più valido? C'è questo rischio? Diciamo che è un'ipotesi di lavoro che deve essere vagliata. È anche vero che è un virus che è con noi da poche settimane, pochi mesi, quindi non lo conosciamo ancora abbastanza, ma per le caratteristiche che conosciamo finora non sembra essere un virus caratterizzato da una notevole capacità di mutare. È vero che il virus con l'estate si attenua? Questa più che una domanda è un augurio che ci facciamo tutti, nel senso che anche qui il mondo, diciamo, degli esperti si divide un po'. Vi sono esperti che sono abbastanza sicuri nel sottolineare che il caldo farà male a questo virus, altri esperti che invece dicono il contrario. In realtà non sappiamo molto. Di alcuni elementi dobbiamo tener conto, per esempio il sud del nostro paese è una zona che è stata più risparmiata fortunatamente dal virus. Ora, se questo sia dovuto al fatto che nel nord sono state applicate delle misure restrittive che hanno protetto, diciamo, il diffondersi dell'infezione nel sud, o se invece contribuiscano anche fattori climatici, è un argomento che è sicuramente di interesse, è una domanda legittima. Abbiamo letto fra i titoli di giornali che addirittura i fumatori sono meno esposti al virus, è vero? Gli elementi chiari derivano da una conoscenza di come questo virus interagisce col nostro organismo, no? Questo virus riesce a dare
una patologia più grave nelle persone che hanno un polmone debilitato, nelle persone che hanno per esempio broncopolmoniti croniche, nelle persone che hanno tumori, nelle persone che hanno malattie oncologiche. Quindi non vi è evidenza ad oggi che il fumo protegga dall'infezione. Allo stesso tempo si leggeva anche degli sportivi. Gli sportivi sono più a rischio di contrarre una forma più grave. Almeno queste sono alcune delle notizie di cui abbiamo sentito parlare negli ultimi giorni. Questo invece sottolinea un altro aspetto, cioè la malattia può essere grave ed è grave in relazione a quella che noi chiamiamo tempesta citochimica. Cioè il virus genera una tempesta di fattori infiammatori che poi portano al danno del polmone. Questa tempesta può avvenire occasionalmente anche in persone giovani e anche in persone che fanno un'attività fisica intensa. Però dire che gli sportivi, e gli sportivi spesso sono giovani, sono una popolazione più a rischio, secondo me è falso. Dalla prima fase fino ad ora, quali farmaci sono stati utilizzati? Esiste una cura a questo virus? C'è la possibilità di netti miglioramenti attraverso l'utilizzo di farmaci? Possiamo colpire il virus, diciamo ridurre la possibilità che dia una malattia grave in tre modi. Ridurre la replicazione del virus, quindi utilizzando dei farmaci antivirali contro il virus, e forse il più promettente in questo senso, come si diceva prima, è Remdesivir, che ha dato risultati preliminari incoraggianti. Ridurre la possibilità che il virus dia un danno al polmone interrompendo questa tempesta di citochine. E lì usiamo non farmaci antivirali, ma farmaci, diciamo, immunosoppressori, che sono stati utilizzati per altre patologie e che in alcuni casi hanno dato beneficio perché spengono la risposta infiammatoria che il virus crea. È questa risposta infiammatoria che danneggia il polmone, per cui se io riesco a spegnere questa risposta infiammatoria ottengo una malattia meno grave. Mi piacerebbe sapere la tua opinione riguardo la questione tamponi. Perché alcune regioni li fanno più facilmente, altri no? Perché non si fanno i tamponi a tutti? E questa è una domanda molto delicata e aperta. L'ideale sarebbe fare tampone. È però vero che ci dobbiamo misurare con indicazioni ministeriali. Alle indicazioni ministeriali si aggiungono indicazioni che derivano anche da un'autonomia regionale. La possibilità di fare tamponi è legata alle risorse che abbiamo e chiaramente dobbiamo privilegiare di fare i tamponi nelle persone che hanno sintomi. Su questo convengo. Ma estendere alla una grande quota di popolazione la possibilità di effettuare il tampone, secondo me è un percorso giusto. Per lei è più giusto potenziare la capacità degli ospedali che già ci sono o crearne di nuovi appositamente dedicati al Covid? La domanda è in apparente contraddizione, nel senso che secondo me, soprattutto nella fase epidemica, l'importante è che noi salviamo vite e abbiamo salvato vite se abbiamo un numero di posti letto e di posti letto in terapia intensiva adeguato e sufficiente. Potrebbe esserci, secondo lei, una seconda ondata? Oggi non lo sappiamo. Sappiamo che l'esperienza della Cina fa vedere che col passare delle settimane dall'iniziale epidemia non stiamo assistendo a una recrudescenza importante dei casi. Come dicevo prima, queste settimane sono le settimane decisive per vedere come va l'epidemia in questo periodo. Non è escluso però che se non abbiamo armi efficaci, farmaci e vaccini, il virus si possa ripresentare in autunno, nella stagione più fredda, come abbiamo verificato la prima volta, con altri focolai epidemici. In questa prima fase della pandemia il virus ha trovato una popolazione completamente vergine, nessuno aveva incontrato il virus, mentre poi la circolazione anche per il virus sarà più difficile perché avremo pazienti
persone che sono, si sono immunizzate. Cos'è che stiamo aspettando esattamente in questo momento? Che il virus scompaia da solo, che si trovi un vaccino, che tutta la popolazione sia in grado di imparare a convivere? Sono domande che vanno collocate nel tempo. Il mio timore per le prossime settimane è che col rilassarsi delle misure di protezione l'epidemia non riparta. Questa è la prima, il primo goal da raggiungere. Poi è chiaro che gli obiettivi finali saranno l'avere a disposizione il vaccino. È molto importante capire se nelle prossime settimane l'epidemia, grazie al senso di responsabilità di ognuno di noi, è lo strumento più importante che abbiamo, continuerà la discesa che ha iniziato. Se questo video ti è stato utile, commenta, condividi e iscriviti al canale.